Non cambiano i reati contestati ai 7 imputati a processo per la morte di Riccardo Magherini, il 40enne deceduto a Firenze nel marzo del 2014 mentre veniva arrestato dai carabinieri. 4 militari e 3 volontari della Croce Rossa sono accusati di omicidio colposo, uno dei carabinieri accusato anche di percosse. In aula c'erano presenti 2 dei carabinieri e i 3 volontari imputati. Durante l'udienza di oggi il giudice Barbara Bilosi ha dichiarato inammissibile la richiesta del legale dei familiari di Magherini, l'avvocato Fabio Anselmo, di contestare invece delle percosse le lesioni dolose. Il giudice ha poi respinto anche la richiesta del difensore dei carabinieri, l'avvocato Francesco Maresca, di cancellare l'accusa di percosse visto che manca la querela. A questo punto il problema che noi tenevamo è che venisse immediatamente dichiarata la non procedibilità del capo B di imputazione, perdendo una parte importante, ad nostro avviso determinante, della sequenza dei fatti che hanno portato alla morte di Carlo Magherini. Detto questo, quindi il capo B è lì, noi adesso andiamo avanti. È stata dichiarata inammissibile, il giudice l'ha ritenuta una richiesta sostanzialmente predibattimentale e quindi ha indicato la strada per una eventuale, poi lo valuteremo, riproposizione nel corso del dibattimento, cioè in quella che è la fase tecnica, come sappiamo, che poi è stata indicata dallo stesso giudice. Al momento l'ha ritenuta improcedibile. Il giudice ha invece accolto la costituzione di parte civile per la sola associazione ACAD. Fra il pubblico c'era anche Ilaria Cucchi, diversi volontari in divisa della Croce Rossa e molti amici di Magherini con maglie gialle con scritto "Siamo tutti ricchi". Prossima udienza il 2 novembre.